Allora, Presidente, vorrei la parola. Sì, sì, le do la parola, prego. Grazie Presidente. Noi Condrei, come già annunciato ai Capigruppo, lascia l'Aula per protestare su quello che è un comportamento avuto nell'ultimo Consiglio. Non è la prima volta che a una certa ora si lascia il Consiglio e si evita di chiuderlo. Credo che ci voglia più rispetto per l'Aula, per i consiglieri e per i cittadini con cui in qualche modo noi ci raffrontiamo con l'emozione e gli argomenti. Abbiamo fatto anche tardi, anche le 10 di sera. Credo che era opportuno il Presidente del Consiglio di ultimare gli argomenti. Oggi questo Consiglio straordinario è fuori luogo e lo dobbiamo solo grazie al comportamento poco corretto di alcuni colleghi. Io credo che ci voglia maggiore rispetto e questa nostra uscita è per cercare un po' di sensibilizzare i colleghi a terminare gli argomenti per il futuro. Per il question time o sul... Prego. Sì, Presidente, io voglio dire che se questa cosa che ha detto il consigliere Peruzzini era rivolta ai suoi colleghi di maggioranza, ci può anche stare, perché era giusto che l'altra volta si finisse più tardi e non così presto, perché c'erano molte cose all'ordine del giorno. Però, francamente, io trovo che sia offensivo per il Consiglio Comunale che un consigliere viene e poi se ne va. Io questo non lo accetto. Questo non è un ordine dei lavori, ma gliel'ho lasciato dire. Anche, gliel'ho lasciato dire. Il consigliere ha parlato. Va bene, ok. E anche aggiungo che tardi, anche stavolta si è iniziato tardi, quindi non, così consigliere, non va bene. Io le lascerei la parola se vuole illustrare, sì, il suo questo. No, lo illustra Benini, prego. Io ricordo sempre, Presidente, che però non si fa così, cioè bisogna essere puntuali se c'è un orario. Ognuno risponde di quello che fa lui. Ecco, vorrei che sia chiaro. Io invio le convocazioni per le 15:30. Io sono qui assieme a voi, viene dato pubblicamente. Sono qui agli orari in cui devo essere. Poi ognuno deciderà come meglio comportarsi.